Si vede che sono persona famosa. Voi sapete, io non esco molto. Mi piace stare in casa, leggere, vedere film porno e non solo, ovviamente, essendo io un cinefilo, far l'amore con me stesso, sono tutte cose che mi piacciono molto, quindi mi piace proprio stare chiuso in casa, però ogni tanto esco. Oggi sono uscito e in questo periodo a Milano ci sono delle mostre bellissime, Goya, Morandi, Rodin, insomma, se uno vuole viversi in Milano, culturalmente offre molto e non solo. Quindi oggi sono uscito, è stata una giornata veramente magnifica, bellissima. Sono uscito con mio fratello e con la nostra amica Paola Zamboni, che è una nostra carissima amica, me l'ha fatta conoscere mio cugino, che fa l'architetto a New York ma è di Firenze, e mio cugino ha conosciuto Paola a Firenze, ha parlato a Paola di noi. Lei è una donna dei suoi cugini, cioè di me e mio fratello. Lei è una donna molto intelligente, colta, è stata un'insegnante di lettere, una professoressa meravigliosa, e i suoi studenti la adorano, continuano a chiamarla, eccetera. È una donna che sprizza intelligenza e umanità. Ha questi occhi vivacissimi, simpatica, alla mano. E lei vive a Milano, ma anche a Firenze. A Firenze ha la terrazza più bella di Firenze. La terrazza più alta, 300 metri di terrazza. Hai Santa Maria del Fiore lì a due passi, di notte poi meraviglioso, tutto illuminato. Hai il Brunelleschi, Giotto, lì a due passi. Ti sembra di mangiarli, come ha detto Edoardo Marabini, e ogni tanto fa delle feste, dei cocktail, dei fuochi d'artificio, una terrazza meravigliosa veramente. Il palazzo era di suo nonno, il palazzo è stato venduto, ma la famiglia ha tenuto la terrazza con una piccola torre. C'è una piccola torre in mezzo alla terrazza, un piccolo appartamentino, tutto piccolo, ma la terrazza è incredibile. È anche un set cinematografico. Insomma, siamo usciti con Paola, che lei comunque vive a Milano, e siamo andati a mangiare. Ci ha portato, ci ha offerto lei, voleva offrirci, è stata gentilissima. Siamo andati a mangiare in un ristorante, io e Robby ancora non c'eravamo mai stati, un ristorante famosissimo, si chiama Santa Lucia, in via San Pietro all'Orto. Ristorante che ha mantenuto ancora l'arredamento anni 30, e lì ci sono stati veramente tutti gli artisti, quindi non poteva mancare Ricky Farina, non poteva mancare mio fratello. Ci hanno fatto sedere tavolino a tre, davanti avevamo la foto di David Lynch che ci guardava, illuminata, e sotto David Lynch c'era Valentina Cortese. Io ho mangiato una delle mozzarelle di una delle burrate più buone della mia vita, con sopra un'acciuga stupenda, dell'olio meraviglioso e della bottarga meravigliosa. Burratina, olio, bottarga, acciuga, tutto di altissimo livello, poi altre cose, però volevo dirvi proprio di questa burratina che mi è rimasta nel cuore,
ci sono degli alimenti che ti restano nel cuore. Siamo stati benissimo, poi siamo usciti dal ristorante e andando verso Goya, la mostra di Goya, abbiamo incontrato Edoardo Marabini, che io avevo conosciuto qualche tempo fa alla prima di Enea con Giorgio Quarzo Guarascio, il film di Pietro Castellitto. Avevo conosciuto questo ragazzo di 27 anni, intelligente, bello, che mi aveva dato il suo biglietto da visita. Mi aveva detto: guarda, io ho una galleria in via Giulini a Milano, attraverso di via Dante, via Giulini al 5, questa galleria d'arte contemporanea, vieni a trovarmi. Quindi l'abbiamo incontrato per caso, proprio lì in centro, e quindi ci siamo detti: beh, noi andiamo a vedere Goya, poi allora veniamo da te. Ci siamo scambiati i numeri di telefono. Quindi siamo andati a vedere Goya. C'è anche Morandi che voglio vedere, le bottiglie di Morandi, che un po' mi assomiglia, nel senso, uno dice sono sempre le stesse bottiglie. No, Ricky, fai sempre gli stessi film. No, bisogna capire lo stile, insomma. Ogni regista è segnato da qualcosa. Renoir era zoppo, per esempio. E io sono pigro. Ma lasciamo perdere. Siamo andati a vedere Goya. Ci sono delle opere molto importanti, il famoso Colosso. Poi ci sono dei bambini che giocano, tutta una serie sui bambini poveri, li senti proprio, senti le loro voci, senti i loro movimenti, le loro piccole zuffe. Ce n'è uno bellissimo in cui una donna lancia delle castagne a questi bambini da una finestra e lottano tra di loro, si alzano per arrivare alle castagne, questa signora con un sorriso dà le castagne a questi bambini poveri. C'è un altro bambino che piange perché è troppo piccolo. Questa attenzione ai bambini, al gioco dei bambini, è molto bella in Goya. Poi c'è il famoso Il sonno della ragione genera mostri. Ma è per la prima volta ho scoperto che non è tanto negativa questa cosa. Perché mi sono messo un po' a guardare questi cosiddetti mostri, questi uccellacci, questi gufi, questi pipistrelli, non so, l'uomo, avete presente, no? Il sonno della ragione genera mostri, cioè l'uomo così, con tutti, che dorme appunto, e la ragione che dorme, tutti i mostri. E mi sono detto, ma se ci fosse sempre solo la ragione, sarebbe un delirio, paradossalmente. Per fortuna la ragione ogni tanto si addormenta, quindi questi mostriciattoli alati, ho scoperto che in realtà sono simpatici, cioè ci fanno riposare da questa benedetta e maledetta ragione. Ascoltatemi bene, non capitemi male, io sono un illuminista, nel senso io credo nella ragione e sono contro ogni forma di fanatismo, che detesto, e la ragione è la più grande arma contro il fanatismo, però gli incubi, i sogni sono fondamentali per la salute mentale. Cioè, impazzire in un certo senso è segno di una salute mentale. Cioè, la mente, andare un po' fuori di testa, come si dice, la mente non può essere solo confinata da questo filo spinato, in un certo senso, della ragione. Quindi il sonno della ragione genera mostri meravigliosi, a volte. Altre volte sono mostri terribili che fanno tanto male all'umanità, questo va detto. E insomma, abbiamo visto Goya e poi ho detto: ragazzi, andiamo da Edoardo Marabini. E questo nome Marabini, però questo cognome l'avevo già sentito, io mi suonava un po'. Comunque siamo andati in via Giulini al numero 5, questo bellissimo palazzo d'epoca. Si entra dentro, si sale e c'è questo spazio espositivo di arte contemporanea.
C'è un'opera che mi ha colpito, che si chiama Il... abbiamo incontrato Giorgio Quarzo Guarascio, il collegamento. Ciao Giorgio. Abbiamo incontrato Edoardo, bellissimo ragazzo, alto, capelli lunghi, colto, ne sa di arte, molto gentile, raffinato, e ci ha spiegato queste opere di arte contemporanea. Alcune opere ci hanno lasciati un po' così, però altre molto interessanti. Per esempio c'è il semaforo, c'è un artista che ha creato questa sorta di semaforo molto particolare, e Edoardo ci ha detto che l'artista voleva intendere, significare che c'è chi il semaforo si accendeva e si spegneva, no? C'è chi resta e c'è chi va, 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 c'è chi resta e c'è chi va. Allora io ho chiesto a Edoardo, ma secondo te chi è che resta e chi è che va? Cioè i morti restano o vanno? O siamo noi vivi ad andarcene? E lui mi ha detto, no, chi resta sono i morti. E ha ragione. Siamo noi vivi che ce ne andiamo. C'è chi resta e c'è chi va, c'è chi resta e c'è chi va. E lì ha iniziato a parlarmi di una persona, di un morto che è presentissima, e questa persona è molto presente nella vita di Edoardo, che è il nonno, che si chiamava Bruno Marabini, che è lui. Che tipo elegante, no? E Bruno Marabini è stato un medico molto importante. Ha fatto ricerche sull'intelligenza artificiale, che adesso è molto presente come tema, no? Nei dibattiti, insieme a Silvio Ceccato. Insomma, scienziati. Uno scienziato della medicina, dell'intelligenza artificiale, ma anche uno scrittore e uno scultore molto importante. Di Faenza, se non ricordo male. Faenza, poi Rimini, quelle zone lì. Edoardo mi ha detto che suo nonno è molto presente nella sua vita. Lui non l'ha mai conosciuto, Edoardo ha 27 anni come Giorgio Quarzo, però sono giovani veramente, anche Quarzo mi cita Shakespeare a memoria, Leopardi, sono persone, questi giovani qua non sono mica gente di spessore. E lui si è emozionato, mi ha detto, non ha mai visto suo nonno è morto qualche mese prima la sua nascita, e mi ha detto che quando ha sentito per la prima volta in una registrazione la voce del nonno, perché prima ne aveva solo sentito parlare, visto le sue opere, le sue sculture, i suoi libri, poi ha sentito la voce del nonno in una registrazione, quella voce continua a essere un eco dentro di lui, incessante, no? Che lo spinge a fare questo lavoro di gallerista, la Galleria Vavassori in via Giulini, di arte contemporanea. Ah, non vi ho detto una cosa, insieme a lui lavora una bellissima ragazza rinascimentale, sembra la primavera, no, è la primavera incarnata, proprio una primavera rinascimentale, sembra botticelliana, una nascita di Venere, insomma una ragazza musicale, dolcissima, bellissima, che lavora insieme a lui. Quindi è stata una bellissima giornata, no? Da passare da Goya all'arte contemporanea, insomma, tutta quell'arte che viene dopo, la pop art, appunto, che per alcuni versi può lasciarti così un po' perplesso, per altri versi invece molto interessante. Poi insomma dipende sempre dall'incontro, no? Con un'opera, dalla nostra soggettività che incontra un'opera. Ma la cosa, perché faccio, vi volevo descrivere questa giornata meravigliosa con Paola, mio fratello, l'incontro casuale, ma sarà poi un caso, con Edoardo Marabini, che poi tra l'altro mi ha detto voglio farti conoscere meglio mio nonno quando vado a Rimini, che a Rimini ci deve essere una biblioteca del nonno, non lo so,
la casa, forse stava lì, non so, mi ha detto che ci sono dei libri che ha scritto il nonno e vuole appunto farmeli leggere. Voi sapete che io sono interessato alla lettura, quindi lo farò molto volentieri. Conoscere degli scrittori, degli artisti nuovi è una delle gioie della vita. Però, qual è il punto invece un po' dolente? Siamo scesi giù e sempre in via Giulini c'era un bar, avevamo sete, siamo entrati in questo bar. Io ho preso una birra media, mio fratello un tè nero con latte, Paola, Miss Zamboni, ha preso un'acqua tonica. Gli hanno data in un bicchiere molto grande, con un limone bellissimo, un limone stupendo. Comunque, quando siamo andati a pagare, ma sono matti a Milano? Sono matti a Milano? Sapete quanto hanno fatto pagare l'acqua tonica? L'acqua tonica, in un bicchiere grande, con un bel limone, 13 euro! La mia birra 9 euro, birra media 9 euro, il tè di mio fratello 5,50 euro, ma quello che mi ha, la birra 9 euro, vabbè, tanto, ma il tè 5,50 euro, vabbè, ma l'acqua tonica 13 euro, ma cosa succede a questo mondo? 13 euro un'acqua tonica. Una cosa che sono rimasto, siamo rimasti io, Paola Zamboni, avrà pure la terrazza più bella di Firenze, ma anche lei ci è rimasta male. 13 euro, scusate ragazzi, no, non prenderò più un'acqua tonica, no, ma figurati Paola, perché lei ha offerto il pranzo, ma noi abbiamo offerto, ci mancherebbe altro. E la mostra di Goya abbiamo offerto è ovviamente l'acqua tonica da 13 euro. Comunque, ecco, questa è stata una nota, ma è stato divertente anche quello alla fine, perché poi ci siamo fatti delle grandi risate. Un'acqua tonica a 13 euro, ma vi rendete conto? Ma sono tutti impazziti qua. Persona famosa, me l'ha regalato il mio amico Deiana, ma secondo voi, io, se continuo a fare questi video un po' così, questi monologhi da una vita che li sto facendo, ma secondo voi prima o poi diventerò famoso? No, cioè le persone mi chiederanno l'autografo quando esco, cioè io divento persona famosa? Cosa avete detto? Non divento famoso? Cosa? Ripetilo se hai coraggio, ti tiro una ceffa.